Direi che così va meglio, no? Benvenuti nel video verità. Benvenuti nel video dove vi spiegherò tutto quello che è successo. Tranquilli, non mi sono immattito. Apprezzo tantissimo e voglio ringraziare quelli che avevano capito che erano dei troll. Anche perché sinceramente ho parlato il meno spontaneo possibile. Sapete che io sono molto spontaneo nei video. Ho parlato il meno spontaneo possibile. Cercavo di essere molto strano, molto vago nei discorsi. Parecchi che erano iscritti a Kai non l'hanno capito, infatti si sono disiscritti. Spero che ritorneranno. E se non ritornano, cavoli loro. Innanzitutto non so se vi metterò uno screen qua, oppure se ho tempo ve lo metto, se lo ritrovo, se no no. Basta andare sul video di Luca Mastrangelo. Pure lui ha commentato quel video. Prima di tutto vi dico che io non mi sono messo d'accordo con nessuno. Io non ho detto niente né a Donato Inglese, né a Luca Mastrangelo, né a Sickwolf. Nessuno sapeva che avrei fatto questi tre video. È stata una mia iniziativa. Una mia iniziativa per dare un messaggio a YouTube Italia. Per dare un messaggio che in questo periodo, su YouTube Italia, soprattutto calcistica, ma diciamo in generale, è veramente uno schifo vedere che tutti quanti fanno video contro un altro, video contro quello, video contro l'altro, per fare iscritti, per fare visualizzazioni. Io ringrazio veramente chi non si è iscritto vedendo i miei video. Lo ringrazio, chi non si è iscritto. Lo ringrazio perché vuol dire che ancora qualcuno intelligente c'è. Invece, raga, mi dispiace pure perché ha iscritto al mio canale e gli piacciono questi video. Io cercherò in tutti i modi di inculcarvelo nella testa che chi fa video contro altri non capisce una mazza. E cioè, questo che è un mio pensiero. Poi uno è libero di farlo, assolutamente. Ma crescere in questo modo, perché tu non sai creare contenuti, come gente mi scriveva, siccome ti mancano idee, fai questi video. Hai ragione. Io non è che, a me non è che questo periodo mancavano le idee, io lo dico sinceramente, se non mettevo quei video, non vedevate nessun video questa settimana. Però ho avuto in mente quell'idea, questa iniziativa, questo, diciamo, esperimento sociale per dare un messaggio a YouTube Italia. Quando Donato Inglese, e adesso mi rivolgo a lui, come ho detto prima non mi sono messo d'accordo con nessuno dei tre, ma quando Donato Inglese dice molti youtuber sono cresciuti grazie al mio nome, magari lo dice in una maniera sbagliata, ma il concetto è giusto. Quanti youtuber sono diventati famosi grazie a fare video contro Donato Inglese? Detta un po' malissimo. Quanti? Tantissimi. Gente che prima faceva iscritto ricambi, poi ha trovato il modo di fare video contro un'altra persona e così è cresciuto. Poi è inutile che viene a dire, parlo in generale, faccio tante visualizzazioni, grazie al cavolo, sei uno che ogni video parla male di qualcun altro, purtroppo l'italiano medio è curioso di vedere il flame, gli piace vedere questi video, infatti si è visto anche sul mio canale, ho fatto 8.000 visualizzazioni il primo, il secondo più di 5.000 e il terzo contro Sickwolf, mi sembra 3.500-4.000, una cosa del genere. Voi magari le vedete un po' ogni tanto a batteria scarica, voi non li vedete aggiornati, ma noi grazie a applicazioni nostre, di youtubers famosi, vediamo le visualizzazioni già anticipate. Ma vabbè, chiudendo questa parentesi, io mi sono schifato da solo a fare video contro Donato Inglese, perché sapete, il mio canale non ho mai fatto video flame e mai li farò. Quei tre video che avete visto saranno i primi e gli ultimi. Se gente farà video contro di me, a meno che non mi infama con delle dichiarazioni infondate, non vedrete mai video flame sul mio canale, mai, come è da 4 anni a questa parte. Tra l'altro oggi è il 18, no, oggi che giorno? No, sì, il 18 è il giorno dell'Inter in Champions, dunque il 18 settembre faccio 4 anni su YouTube. Chiudendo anche questa parentesi. Quando ho fatto il video contro Luca Mastrangelo, io mi sono schifato da solo delle cose che dicevo, che per carità non è che ho detto che è un pezzo di merda, parliamoci chiaro. Però parlare male di Luca Mastrangelo, e non so se ve l'ho detto prima, magari mi sono perso un attimo nel discorso, mi ha commentato il video dicendo mi iscrivo al tuo canale, questo troll è da 10 lode. Ma meno male che c'è gente che l'ha capito che era un troll, perché io non so, disiscritte tipo 20 persone, una cosa del genere. E mi dispiace per quelle 20 persone che hanno capito che era un troll. E che hanno capito che in questo canale, quella tipologia di video, non esiste. È esistita per 3 giorni per dare un messaggio a YouTube, ma non la vedrete mai più. Mai. E niente, qua finisce questo breve video. Vi lancio quest'ultimo messaggio. Non andate a vedere video flame, non li seguite, perché altrimenti loro continueranno a cavalcare l'onda, so che queste parole non serviranno a niente, ma loro continueranno a cavalcare l'onda e a fare sempre più video, sempre più visualizzazioni, sempre più iscritti.
Andate a vedere i video seri, andate a vedere i video belli. Sequel, per quanto male se ne parla di sequel, sicuramente non gli sto leccando il culo. Io i suoi video, ve lo dico sinceramente, non me li vedo. Ma è un ragazzo che si impegna 4 video al giorno, perché lo fa per lavoro, assolutamente sì. Ma creare nuove idee, nuovi contenuti, andate a vedere quei video. Andate a vedere i miei video, delle promo, anche i video sfogo, raga, io li odio i miei video sfogo. Quelli non possono fare più visualizzazioni di una video promo. Ma stiamo a scherzare. Cioè, qui quel video ci metto 5 minuti a fare, una video promo ci metto 2-3 ore. Però fa meno visualizzazioni perché la gente dà gusto vedere le persone che si incazzano. Questa è la verità. Vabbè, vai, io vi saluto. Qui da Smatte Tutto, lasciate un mi piace, un commento, iscrizione al canale. E spero di aver dato un bel messaggio a YouTube Italia con questo esperimento sociale. Non l'ha mai fatto nessuno. Io ci ho provato. Nel mio piccolo, con 12.000 iscritti, ci ho provato. Sempre Forza Inter, ci vediamo sabato con la recensione di Inter Parma. Sperando in una vittoria. Ciao ragazzi.